ringrazio il pubblico presente, ringrazio i partecipanti del primo Città di Como, lo faccio perché poi andremo sul canale YouTube del premio e questa manifestazione verrà trasmessa. Partecipanti che sono anche quest'anno più di 2500, oggi chiudiamo proprio la 9ª edizione. Partecipanti che ci danno in così gran copia la possibilità di fare il premio, di organizzare eventi che vanno dal turismo culturale. Ricordo che abbiamo portato sul lago parecchie persone, portandole due anni fa con Andrea Vitali a Palazzo Gaglia e l'anno scorso a Villa Carlotta con Pier Giorgio Odifreddi, che ha tenuto una conferenza. Purtroppo c'è stato un nubifragio al ritorno, vabbè, al tempo non si comanda. E questa partecipazione ci permette anche di organizzare questi eventi, questi incontri che vorremmo servissero ad allargare la visione delle persone nei confronti delle varie situazioni di attualità e di cultura. Questo per fare in modo che il pensiero si espanda sempre più e non segua solo le vie del pensiero indotto. Quindi ricordo che noi siamo figli dell'illuminismo e l'illuminismo ci ha insegnato a vivere di ragione critica e non di conformismo, quindi cerchiamo di seguire questa via. La dottoressa Bruzzone parlerà di un tema riferito alle donne e il tema generico di sottofondo è poi la violenza. Io temo che la violenza comunque sia insita non solo nel rapporto di genere, ma anche nel DNA dell'uomo. Il Padre Eterno non è stato molto bravo a creare un uomo, secondo me, e ha creato un personaggio che poi, basta leggere la storia, si è espresso in barbarie infinite. Credo che l'unico modo per superare, o almeno per attutire, per attenuare l'onda negativa delle barbarie, degli omicidi, sia quello di aumentare sempre più la conoscenza e la cultura. Ecco, io finisco con un'unica e ultima notazione che a me ha colpito parecchio, cioè vorrei ricordare che il voto alle donne nel nostro paese è stato dato per legge nel 1945, e che prima le donne non votavano non perché c'era una legge dello Stato, ma perché era consuetudine che le donne non votassero, non partecipassero alla vita civile della popolazione. Credo che questo sia già qualcosa che dice molto. Ecco, adesso passo la parola a Sara, che introdurrà il dialogo poi con la dottoressa Bruzzone. Diciamo così, è un continuo scambio di microfoni. Ah, questo funziona. Allora, buonasera di nuovo. Allora, siamo veramente contenti e orgogliosi di avere con noi la dottoressa Bruzzone questa sera, un personaggio che in realtà non ha bisogno di presentazioni, la conosciamo molto bene. Il suo curriculum è molto importante ed eterogeneo, ricco di impegni. Il titolo del nostro pomeriggio, della nostra conversazione è Manipolazione mortale quando l'amore diventa una trappola. E vediamo che si tratta di un argomento purtroppo non direi soltanto attuale, ma cronico. Purtroppo vediamo soltanto negli ultimi giorni, possiamo parlare davvero di una strage. Per arrivare a parlare dei femminicidi, però, con la dottoressa Bruzzone faremo un percorso un pochino a monte che parte soprattutto dagli stereotipi di genere. Gli stereotipi di genere che, quanto mi sembra di aver compreso, sono proprio l'elemento in qualche modo culturale o subculturale da cui parte poi un'evoluzione molto spesso tragica e quasi sembra qualcosa che sembra già scritto. Quindi
Prima di tutto vorrei proprio chiedere alla dottoressa Bruzzone di spiegarci che cosa sono gli stereotipi di genere. Ma gli stereotipi di genere sono quelle regole fondamentalmente che tutti noi troviamo estremamente naturali, ma che naturali non sono affatto. Ossia tutte quelle aspettative che un essere umano ha su di sé, sulla base di quello che è l'ambiente culturale, sociale, valoriale che ha intorno, a seconda che sia nato maschio o femmina fondamentalmente. Quindi tutta una serie di aspettative su di sé, di ruoli, con tutta una serie di comportamenti che vengono considerati accettabili o non accettabili a seconda del genere d'appartenenza e che insomma, interferisce con tutta una serie di aspetti della vita, a cominciare banalmente dalla scelta dei giocattoli. E i giocattoli sono forse la massima espressione degli stereotipi di genere, quelli purtroppo più radicati e i veri nemici delle donne maltrattate fondamentalmente, delle donne in generale, purtroppo anche assai praticati dalle donne. Io ho dedicato un testo proprio a questo tipo di tema che è Favole da incubo. Esatto. Abbiamo utilizzato 11 storie, 10 storie di femminicidio di cui mi sono occupata, più un'ultima storia raccontata attraverso lo sguardo di una vittima di femminicidio secondaria, ossia del figlio della vittima e anche del carnefice fondamentalmente, certo, che racconta la storia attraverso quello che è stato il suo vissuto, la sua sofferenza e purtroppo anche la mente che si spezza dopo questo evento e lo fa precipitare in una condizione psicopatologica gravissima. Quindi abbiamo deciso di raccontare, perché ogni storia rappresenta in maniera esemplare, attraverso copioni per alcuni versi diversi ma molto simili, gli stereotipi di genere più pericolosi. E dicevamo, sono questi, cioè il problema grosso del nostro paese, ma non solo del nostro paese, è una problematica trasversale, in particolare nei paesi latini, quindi di estrazione chiaro, dove la donna latina, si è, esatto, come dire, è ancora in corso e di c'è, evoluzione. E c'è chi sta molto peggio di noi, per carità, ma non, questo non ci deve comunque far diciamo, tirare un sospiro di sollievo, perché chi sta peggio di noi, comunque sia, sta facendo un percorso esattamente come eravamo noi 100-150 anni fa fondamentalmente. Giustamente ha ricordato l'inizio della vita anche politica delle donne in un'epoca recentissima, vicinissima alla nostra, perché uno degli stereotipi ancora oggi ai noi diffuso e radicato è che le donne non capiscono nulla di politica, che le donne non capiscono nulla di materie scientifiche, che la massima espressione per una donna è diventare moglie e madre, quindi tutto il resto della sua vita, lavoro, studi, ambizioni sono qualcosa di aberrante nello stereotipo di genere e purtroppo anche che fondamentalmente è molto meglio per le decisioni importanti affidarsi a un uomo che non a una donna. Questi sono ad oggi alcuni tra gli stereotipi di genere ritenuti più diffusi dall'ultima ricerca Istat del 2019, quindi parliamo di ieri, quindi oggi fondamentalmente. E le storie che noi raccontiamo sono intrise di questi stereotipi, soprattutto quello che è lo stereotipo padre, ossia che gli uomini sono superiori alle donne. E di questa sudditanza, ai noi, ancora molte donne risentono, al punto che fanno un'enorme fatica a sottrarsi alla, in qualche modo, alla valutazione o al tentativo di ottenere l'approvazione da parte degli uomini. E questo passa attraverso vari tipi di canali. È chiaro che se viene educata in una prospettiva di hai due strade davanti a te, o diventi utile, quindi cominciamo con le bambine, no? Le bombardiamo di giocattoli che sono l'esegesi della futura funzione che dovranno in qualche modo svolgere, quindi la Barbie è già un aspetto di stereotipo culturale più sessuale, okay. I giocattoli principali, sì, certo, sono altri: il forno delle meraviglie, la lavatrice di zia Maria, bambolotti che producono qualsivoglia traccia biologica che chiaramente deve essere ripulita prontamente e tutta una serie di giocattoli che improntano in maniera feroce, rigida e tremendamente purtroppo influente quello che è lo stereotipo di genere. Tu sei una femmina, devi giocare con questi giocattoli perché ti devi addestrare a quella che è la tua funzione. Una delle funzioni principali che hai è quella di accudire, badare a. E quindi ti sto costruendo una strada per cui quel tipo di funzione ti diventi naturale. Anzi, talmente radicata che quando che se malauguratamente deciderai di non adattarti a quel tipo di condizione, avrai su di sé il peso di aver violato lo stereotipo di genere e quindi tutto il resto della collettività che ti guarderà in maniera anomala.
Ci siamo? Questo vale anche per i bambini. Questo vale anche per i bambini, perché anche i maschietti devono rispondere a stereotipi di genere assai complessi e anche ingombranti. Perché? Perché no, ad esempio non possono esprimere emozioni in qualche modo che portino a una condizione di fragilità, non possono piangere, perché piangere è una roba da femminucce, che è una roba terribile. Un essere umano ha diritto di manifestare le sue emozioni come voglia, quando voglia, nelle condizioni più disparate, a prescindere che sia un maschio o una femmina. Quindi anche i maschi sono vittime di questa impostazione, vivono con l'idea che se una donna li lascia c'è un'umiliazione pubblica, perché a quel punto diventano un po' meno uomini degli altri, perché non hanno saputo tenere sotto controllo la loro donna, la loro compagna. E questo è uno dei meccanismi più frequenti nei processi che poi portano a uccidere la ex compagna. Tu come hai osato umiliarmi pubblicamente lasciandomi? Hai osato violare il mio potere su di te, la mia influenza, e mi hai messo in difficoltà davanti a tutti gli altri. Quindi questo tipo di meccanismi sono il vero problema con cui dobbiamo confrontarci. Ecco. Questo è il vero problema. Io, guardate, vi racconto un piccolo aneddoto banale, ma è terribilmente esemplificativo di quello che vi sto dicendo. Una mesata fa vado a una festa di compleanno invitata da una coppia di amici, perché compiva gli anni la figlioletta, che ha una decina d'anni. E ragazzetta molto sveglia, molto in gamba, io qualche tempo prima le avevo chiesto cosa le poteva piacere, no, come regalo. E io ho fatto quello che mi ha chiesto, cioè il kit per imparare ad andare sullo skateboard. Avete presente? Questo regalo, per dirvi quanto ancora siamo dentro una situazione veramente preoccupante, ha destato una lite furibonda fondamentalmente con i genitori di questa bambina, perché a loro dire quello non era uno sport da femmine. Questa cosa potete immaginare cosa abbia scatenato in me. Aiuto. E quindi, insomma, c'è stata rovinata un'amicizia fondamentalmente, anche di lungo corso, perché c'era... Non mi aspettavo mai, cioè tutto avrei potuto pensare, no? Che magari, ma magari prima di fare un regalo del genere consultati con noi, perché magari possiamo avere paura che si faccia male, questo ci poteva, diciamo, astrattamente stare. Ma peraltro un kit con tutte le protezioni, caschetto, lambardan, quindi voglio dire era pensato per imparare, no? Quindi non è che gli ho regalato il componente per fare la bomba atomica, insomma, no? Ma l'idea che quello non fosse un gioco, cioè uno sport da femmine... Posto che chi ha vinto le Olimpiadi è proprio una ragazzina cinese, mi pare sia bravissima proprio, mi è sembrata una cosa che mi ha risucchiato nel Medioevo fondamentalmente, e mi ha suscitato una reazione al di là di sgomento per questa povera bimba, perché evidentemente incolpevole. Le stanno inoculando una serie di messaggi pericolosissimi. Però questo ti dice, e qua parliamo di genitori laureati, persone socialmente di buon livello, con anche un livello occupazionale complesso, che tu dici, ma possibile che siamo, cioè, che siamo ancora lì? Purtroppo sì. C'è anche una questione di mercato, di merchandising, no? Sì, ma è tutto ragionato in questo modo. Se voi entrate, ripeto, banalmente in un negozio di giocattoli, io lo uso molto come esempio perché insomma, più o meno tutti hanno un'esperienza di essere entrati in un negozio di giocattoli, ti rendi conto di quanto sia radicato lo stereotipo di genere? Perché è come se fossero due mondi separati, maschietti, supereroi, perché i maschi sono forti e intelligenti, quindi si devono riconoscere con simboli che vadano a potenziare quell'aspetto, no, del loro funzionamento. Quindi il supereroe è uno a cui nessuno può sottrarsi, che è in grado di interferire in maniera vincente con la realtà e con gli altri, quindi è un valore positivo. Tutti giocattoli stimolantissimi, costruzioni, coloratissimi poi peraltro. Entri nel reparto per le bambine. Tutto rosa. Tutto rosa o lilla. Cioè, a volte tu dici, ma gli altri colori per le bambine sono illegali probabilmente, perché non si comprende come sia possibile che sia così, e sono tutti, o quantomeno la stragrande maggioranza, giocattoli che vanno a potenziare proprio queste due mansioni. Quindi o il badare a prendersi cura a, o il sedurre. Il sedurre. Perché anche lì un altro stereotipo di genere prepotentissimo e purtroppo praticatissimo, basta accendere la televisione ce ne rendiamo conto, è io, senza essere la donna di, l'amante di, la moglie di un uomo, non esisto, quindi l'aspetto sessuale, l'aspetto seduttivo, lo devo potenziare perché devo attrarre l'attenzione a qualcuno che mi deve scegliere, così mi risolve la vita. Ed è una roba agghiacciante, ed è una roba ancora oggi agghiacciante. Eppure è terribilmente praticata questa enorme corsa alla sessualizzazione anche da parte di ragazzine giovanissime, figlia di questo tipo di impostazione.
Esisto in quanto sono capace di attrarre l'attenzione dal punto di vista sessuale, che è una roba terribile. È svilente. La donna è molto di più di questo. Mettiamo in evidenza le curve che abbiamo qua dentro, di quelle non ci pentiremo mai, più le mostriamo e meglio è. Però questo è l'aspetto che mi preoccupa maggiormente, quello che cerco di raccontare anche quando, insomma, nell'ambito dei miei libri, nell'ambito degli eventi come questo, per sollecitare anche un po' una consapevolezza, perché quello che molti di noi considerano normale, tipo commentare negativamente quando una donna subisce una violenza sessuale, perché nel nostro retropensiero più subdolo e becero è: se l'è cercata, però guarda com'era vestita, guarda però ha bevuto, ma questa che va con tre ragazzi in macchina, ma cosa vuoi, ma la sanno tutti, cioè, ripeto, questo è ancora oggi, cioè ogni volta che succede qualcosa, posto che alcune condotte possano essere obiettivamente un po' a rischio, e anche lì dipende però da qual è il messaggio. Se io esisto in quanto altri maschi mi devono considerare attraente, non stupisce che mi metto in quel tipo di condizione, perché mi nutro purtroppo di quel tipo di considerazione assolutamente pericolosa, a volte anche proprio distruttiva. Quindi il messaggio che voglio darvi questa sera è: ragioniamo tutti i giorni su cosa vuol dire affrontare lo stereotipo di genere alle generazioni, perché noi ormai, per noi è tardi. Chi ce l'ha inculcato è difficile che riesca a sottrarsi, perché hai quel senso di colpa interiore, che è quella leva potentissima che ti trattiene su quel tipo di modello e fai fatica a sottrarti, no? E ho fatto formazione recentemente per una importante banca internazionale, su, proprio sulle molestie, sugli stereotipi di genere, e il general manager mi diceva che la stragrande maggioranza delle richieste di 104, quindi di supporto a familiari in difficoltà, è proposto da donne, e che molte donne a cui vengono proposte posizioni superiori, quindi avanzamenti di carriera, non lo accettano, cioè non accettano l'avanzamento, perché comporterebbe maggior tempo da passare sul lavoro e quindi tempo da sottrarre alla famiglia. È un problema molto serio in un paese come il nostro, in cui circa il 50% delle donne è inoccupata. Quindi capite bene che la strada da fare è tanta, e la violenza è l'epifenomeno, cioè la parte più oscura, più terribile, ma di un problema di natura culturale. Esatto. La stragrande maggioranza degli assassini non ha una storia psichiatrica alle spalle. Non la possiamo usare la follia come passepartout stavolta, per dire vabbè, ma quello era matto. Vi assicuro, sono 20 anni che esamino assassini, quelli che uccidono la propria compagna sono tutti sani di mente. Hanno magari dei tratti di personalità di tipo narcisistico, ma nulla di rilievo psichiatrico, tale da influenzare la loro capacità di capire quello che stanno facendo e di volerlo fare. E questo è un aspetto che bisogna cominciare ad affrontare, soprattutto perché noi abbiamo davanti una società sempre più fluida, sempre più, per certi versi, dove i ruoli si stanno sgretolando, e per altri in cui lo stereotipo di genere in alcuni soggetti si radicalizza ancora di più, portando a situazioni che non hanno nulla da invidiare ai talebani dal punto di vista culturale. Quindi bisogna fare molta attenzione, dobbiamo essere vigili, ciascuno di noi una sentinella per presidiare su quelle che sono le generazioni più recenti, che non abbiano a continuare a pensare che quella sia la strada, l'unica strada da percorrere, perché c'è molto altro, insomma. Ecco, abbiamo capito, una rivoluzione culturale necessaria. E sì, ormai un vaccino culturale, esatto. La consapevolezza, come, insomma, si parla tanto di vaccini in questi 2 anni, no? Esatto. Se ne è parlato tantissimo, la gente è anche rimasta un po', un approccio un po' ambivalente sul concetto di vaccino, però a noi serve questo, cioè serve la produzione di un modello educativo e valoriale che si basa su dei ruoli diversi. Esatto, lo farà la famiglia? Lo noi deve abbiamo, fare abbiamo la famiglia. Parlato lo deve fare qualche la giorno famiglia. Fa. La famiglia è fondamentale, sì. Ma se la famiglia al suo interno presenta una sclerotizzazione dei ruoli, com'è possibile? La scuola può riuscire a intervenire? Guardi, mi fanno molto spesso questa domanda, no? Perché spesso alla scuola viene demandato lo so bene, sì. Un ruolo che non ha e non le compete e non deve neanche svolgere, parliamoci chiaro. Anche perché se io a scuola ti do dei messaggi, diciamo, nuovi, no? Rivoluzionari, ma poi tu in famiglia continui a praticare un certo tipo di impostazione, anzi rischio di generarti un conflitto ulteriore, e anziché darti un vantaggio ti crea un'ulteriore confusione.
che magari può inasprire certe situazioni. Guardate quello che è successo a diverse ragazze pakistane nel nostro paese, no? Saman ancora la stanno cercando, viene uccisa, e non badate bene perché si è innamorata di un ragazzo italiano, perché si era fidanzata con un altro ragazzo pakistano, che quindi astrattamente la cosa doveva essere sufficientemente tollerata. No, sì, ma non era quello che hanno scelto i genitori per lei. E siccome la madre e il padre sono sposati perché altri hanno deciso di farli sposare, la madre è quella che l'ha tratta nella trappola, che poi si è rivelata mortale. È la madre che le dice: stai tranquilla, torna pure, che ti facciamo fare quello che vuoi. E sapevano già che non era così, ma l'elemento trainante è proprio la madre, quella che sorride all'aeroporto quando cala la mascherina, contenta di fuggire perché tra un po' chiaramente le metteranno le manette. Cioè è la madre, perché a lei è toccata la stessa sorte, e non esiste che mia figlia si possa sottrarre e vivere una vita piena, felice e libera, perché tu devi stare sotto quel tipo di regola come ci sono stata io. Il meccanismo è questo. Perché altrimenti c'è la vergogna sociale. Perché? Perché vuol dire che io, genitore, non sono in grado di ordinare ai miei figli di fare quello che voglio io e creare dei vantaggi alla famiglia d'origine, perché poi quel matrimonio ovviamente non era certo motivato dall'amore e innamoramento, c'erano interessi economici, no? Peraltro, insomma, il concetto di matrimonio anche nella nostra storia culturale nasce da questo, cioè una comunione di beni fondamentalmente, no? Quindi c'era quella logica anche da noi, diciamo nel secolo scorso, non è che ci siamo molto lontani, però quantomeno quell'aspetto lì l'abbiamo, insomma, sufficientemente affrontato in maniera funzionale. Loro no, quindi tu vieni punita e la punizione è la morte, perché hai violato lo stereotipo più importante. Non puoi non onorare tuo padre e tua madre, il primo comandamento, ragazzi. Cosa vuol dire onora il padre e la madre? Cosa vuol dire? Fare quello che il padre e la madre decidono per te. Onora quello che ti hanno insegnato, i valori che ti hanno trasmesso, e da quelli non ti puoi sottrarre. Noi arriviamo da quella matrice ed è difficile combatterla. Ecco, avrei una domanda da fare che magari ci porta un po' avanti. Io leggendo su una ricerca Istat, che è un po' vecchiotta comunque, una ricerca Istat, dice che su un campione di 25.000 donne contattate che hanno subito violenza, il 54% ha dichiarato di aver subito violenza, ma solo il 7% ha esposto denuncia. Certo. Ecco, credo che questo sia l'aspetto fondamentale. Ma siamo sempre nel dato coerente, assolutamente sì, anzi, le dico che oggi il dato più attuale non è che si sposta da questo, perché si calcola che nei casi di maltrattamento in famiglia, quindi di reati all'interno del perimetro familiare e di violenza sessuale, solo 2 casi su 10 giungono all'attenzione dell'autorità giudiziaria. Quindi praticamente la stragrande maggioranza delle donne che subiscono maltrattamenti, che spesso sono anche madri, quindi ci sono bambini che continuano ad assistere a quel tipo di condizione, ed è veramente un virus che salta le generazioni, perché se io vengo esposto a quel modello di relazioni in un'epoca precoce della mia formazione, quindi 0-3 anni, e quel tipo di condizione io la sperimento nella quotidianità, per me quello è un tipo di legame, anche se visto dall'esterno negativo, visto dall'interno è l'unico legame che io ho conosciuto. E purtroppo tenderò a riproporlo nelle mie relazioni e a cercare soggetti che hanno caratteristiche malevole, perché quel tipo di legame io ho conosciuto e considerato fisiologico. Quindi pensate ai danni che fanno queste situazioni. Ancora oggi noi abbiamo un problema enorme. Moltissime donne che subiscono violenza non denunciano. Molte di quelle che però sono morte, questo ce lo dice l'ultima ricerca fatta dalla Commissione contro il femminicidio, Commissione parlamentare, ci dice che il 35% delle donne morte praticamente nel periodo temporale considerato avevano denunciato. Sì. E nonostante ciò sono morte lo stesso. Quindi io sono dell'avviso, e questo dico sempre e continuerò a dire, che bisogna denunciare. Che però la denuncia non sia la fine del viaggio, ma l'inizio di un viaggio complesso e anche faticoso e anche doloroso per la vittima, è giusto che la vittima lo sappia, perché deve avere poi le risorse interiori e anche strutturali, sociali, per poter affrontare quel percorso, che non è una passeggiata di salute. Anche se viene applicata una misura di protezione, non è che hanno un tempo infinito. Le condanne, qui abbiamo l'amico e avvocato Gianluca Fontana, lo sa meglio di me, le condanne per maltrattamenti in famiglia
sono comunque condanne abbastanza lievi, è difficile che arrivino a 2 anni, difficilissimo, con tempi a volte biblici, tante volte vanno in contraprescrizione. Quindi oggi noi abbiamo un problema, è certo che le vittime, la maggior parte non denuncia, in alcuni casi non denuncia perché ha paura di cadere dalla padella alla brace, in altri casi non denuncia perché non è più neanche in grado di riconoscere come gravi i maltrattamenti che subisce. Ci sono molte donne che considerano l'essere insultate in maniera sistematica dal proprio partner normale. Quando gli diciamo, signora, guardi che quello che combina suo marito, suo ex marito, questo è un maltrattamento psicologico, cioè gliene dice di tutti i colori tutti i giorni, la svaluta su qualunque cosa, la fa sentire veramente l'ultima degli ultimi, no? Questo è un maltrattamento psicologico a tutti gli effetti. Guardate che l'altro giorno a Milano si è concluso il caso di Carlotta Benusiglio. Per carità, la procura aveva chiesto la condanna a 30 anni perché ritiene si sia trattato di un omicidio. Il GUP ha ritenuto, perché ha fatto rito abbreviato questo signore, che di omicidio non si potesse parlare, leggeremo poi le motivazioni. Però attenzione, comunque sia, questa è una sentenza importantissima perché l'ha condannato a 6 anni, perché ha ritenuto che gli atti persecutori e i maltrattamenti subiti dalla donna, da Carlotta, fossero la condizione che l'ha spinta a uccidersi, perché ha considerato il GUP che si sia trattato di suicidio. Vabbè, uno può non essere d'accordo su quell'impostazione, ma anche se passa questa linea, è la prima sentenza che dà una conseguenzialità, cioè attribuisce il suicidio di una vittima alle condotte persecutorie dell'autore. È un passaggio importante, cioè è un giudice coraggioso però questo, perché non è così facile trovare un giudice che nero su bianco ti costruisca un percorso del genere. Quindi qualcosina timidamente sta cambiando, però devo dirvi che ancora oggi il numero delle denunce è troppo basso, nonostante, ripeto, già oggi le procure sono in grande difficoltà. Considerate che col codice rosso, quando viene applicato il codice rosso, non è un reato, è una procedura d'urgenza nella valutazione della denuncia che viene attivata laddove ci siano una serie di prerequisiti e in alcune tipologie di reato si può applicare. Questo dovrebbe accelerare l'ascolto della persona offesa entro i 3-5 giorni dall'iscrizione della notizia di reato e quindi dall'emersione della situazione, che è un primo passo, ma anche lì, guardate che anche col codice rosso ci sono state donne che sono morte, anche col codice rosso applicato. Quindi poi c'è il problema di chi e come applica le misure a protezione. Non è banale applicare una misura cautelare, perché ci devono essere dei presupposti, la nostra legge sul punto è stringente. E non sempre ci sono i presupposti per applicare le misure cautelari più restrittive. Quindi anche lì, ripeto, il grosso problema che ha il nostro sistema giudiziario, se proprio vogliamo ragionare su questo punto, è che non ci sono professionisti formati per valutare il rischio di escalation. Questo purtroppo è ancora un passaggio che manca all'appello, cosa che probabilmente potrebbe creare un minimo di razionalità nella gestione di questi casi, anche perché se io magari ho una situazione di maltrattamento tutto sommato non gravissimo e lei magari ha un soggetto che la maltratta, la minaccia di morte, la perseguita e quant'altro, e siamo tutte e due codice rosso, è come andare al pronto soccorso, lei c'ha un'unghia incarnita, io c'ho un pneumotorace, siamo tutte e due codice rosso, se passa prima lei io muoio, no? Quindi se tutto è codice rosso, alla fine niente codice rosso, quindi c'è un po' un certo problema di valutazione. Però ripeto, il tentativo di migliorare la situazione c'è, ma non possiamo pensare che sia l'autorità giudiziaria o le forze di polizia a gestire questa situazione, no. Lì quando arriviamo a questo è già tardi, abbiamo già fallito, comunque qualcosa è già successo, magari non è un omicidio ma è altro. Dobbiamo lavorare prima, cioè dobbiamo fare in modo che i bambini e le bambine e i futuri adulti non abbiano bisogno di instaurare relazioni di potere con chi hanno vicino. Questo già sarebbe un grosso salvavita. Ecco, nel frattempo, visto che la figura del manipolatore è più diffusa di quanto si pensi, a tutti i livelli, in tutte le classi sociali, tra i ragazzi piuttosto che tra gli adulti, come possiamo fare per riconoscere un manipolatore perverso? Mamma mia, quanto tempo abbiamo? No, indicatori ne danno parecchi, bisogna concentrarsi su quello che fanno e non su quello che dicono, perché a chiacchiere sono bravissimi.
ti rappresentano realtà favolose, all'inizio delle relazioni sono meravigliosi, ti bombardano di stimoli favorevoli, ti portano a pensare di aver conosciuto la persona migliore del pianeta, proprio la risposta a tutte le tue preghiere, qualcosa che veramente è quasi inimmaginabile, no? Ti fa sentire la donna migliore del mondo, l'uomo migliore del mondo, perché non c'è un copyright di genere. Io diciamo, generalmente in queste vicende troviamo più aspetti narcisistici nei maltrattanti, futuri assassini, e aspetti di dipendenza nelle vittime. Però diciamo che la manipolazione affettiva su base narcisistica può essere agita in entrambe le direzioni, cioè non è, ci sono anche donne madri manipolatrici terribili, anzi, per quanto possa fare danni un padre manipolatore, i danni che può fare una madre manipolatrice sono incalcolabili, forse anche più profondi, sono anche peggiori, sì assolutamente, la mamma tigre. Però ripeto, hanno questa modalità di mettere sempre al centro comunque i loro bisogni, che ne so, parlano con voi, magari vi fanno una domanda, ma in realtà immediatamente il discorso passa su di loro, non ce la fanno a dare attenzione agli altri, anche sforzandosi, quindi li riconoscete perché hanno bisogno di stare al centro, sempre comunque, di sentirsi migliori degli altri. Di svalutare gli altri, che sono soggetti profondamente invidiosi, e hanno bisogno nella relazione di far sentire l'altro come se loro fossero indispensabili. E per fare questo portano l'altro a sviluppare un'idea di sé depauperata, degradata. Quindi l'aggressione all'autostima dell'altro, anche subdola, è la regola. Quindi qualunque cosa voi facciate, sono soggetti che non vi riconosceranno mai nessun merito, nessuna qualità, anche se in maniera subdola, metteranno in discussione tutto quello che fate, dal taglio dei capelli alla promozione sul lavoro. È un'erosione continua di quello che l'immagine che voi avete di voi stessi. L'obiettivo loro è portarvi a credere di non valere niente e che quindi non potrete separarvi da loro perché nessun altro vi vorrà. Controllano tutto in maniera spietata, svalutano tutto quello che gli capita intorno, vi manipolano con qualunque strumento, a volte inventano di stare male o esasperano delle condizioni cliniche magari presenti ma non certo così gravi. Loro sono al centro sempre e comunque, non potete sbagliarvi. I loro bisogni sono sempre quelli che vengono prima di quelli degli altri. I loro progetti devono essere sempre esauditi. Le loro idee sono quelle che devono essere considerate migliori. Non vi potete sbagliare, insomma. Se cominciate a osservare quello che fanno e a non farvi turlupinare da quello che dicono, è molto più facile rendervene conto. Poi, se volete proprio diventare bravissimi a riconoscerli, c'è il mio testo, Io non ci sto più, e quello proprio, se ve lo studiate, ci sono tutti gli strumenti per diventare infallibili nel, insomma, riconoscere questo tipo di soggetti. Ecco, l'analisi che deve fare un po' a meno di quelle lenti rosa dell'amore. Sì, le lenti, allora, l'amore, perché questi sono così bravi all'inizio? Perché in quella fase che si chiama love bombing, questo bombardamento, ti porta l'altro, noi in quel momento, se ti innamori, questo a prescindere che ti innamori di un manipolatore o meno, quando ti innamori cosa succede? Il nostro organismo cambia, cambiano i livelli di alcuni ormoni, in particolare l'ossitocina, cambia il livello di produzione della dopamina e cambia il livello di produzione della feniletilamina, che sono questo trio è in grado di ridurre la capacità di intendere il volere di ciascuno di noi. Diciamo che è una sorta di intossicazione endogena. Possiamo considerare, lo so, è poco romantico, certo, però, ma estremamente realistico, cioè l'innamoramento è un'intossicazione autoprodotta, autoindotta. La sostanza non c'è, ma il legame agisce come se fosse una sostanza dopante. Ci dobbiamo, okay? Autodrogare. Sì, è un'autointossicazione, meravigliosa se è reciproca, certo. Perché è una roba, poi per carità, questa roba un pochino scende, ti riprendi le tue piene facoltà, la corteccia prefrontale ricomincia a funzionare e poi a quel punto capisci se quel legame effettivamente ha i presupposti per essere portato avanti oppure no. Ma nella prima fase, quella proprio passionale, ribollente, esplosiva, se qualcuno è in grado di continuare a farti produrre quelle sostanze, alternando momenti di luna di miele a momenti terribili, tu in quella fase lì ci rimani molto più a lungo. E loro lo sanno, non lo sanno dal punto di vista neurochimico, ma lo sanno dal punto di vista psicologico. Quindi ti mantengono su un livello di dipendenza terribile, ma non è solo una dipendenza psichica, è fisica, perché stai malissimo se non vedi quella persona, anche se ti tratta malissimo. Le donne che non denunciano o rimangono in quelle storie non sono cretine, come molti pensano. Ma come? Te ne fa di tutti i colori, te ne dici di tutti i colori, ma perché ci rimani? Perché l'idea di non vedere quella persona, per quanto riconoscano la malevolezza del rapporto, non li fa stare malissimo, le fa piombare nelle medesime sensazioni che ha un astinente da eroina. L'astinente da eroina lo sa che fa male alla droga
e sa benissimo che la droga lo sta trascinando allo sprofondo, lo sa che il suo organismo si sta deteriorando e la sua mente si sta disgregando, ma appena smette di farsi di eroina, il suo organismo la brama con una tale violenza e disperazione che quelle sensazioni sono tremende. Quindi l'unico obiettivo che hai è la prossima dose. La stessa cosa vale nella dipendenza affettiva, è una dipendenza neurobiochimica a tutti gli effetti, che non abbiamo ancora imparato a trattare come tale. Perché noi diciamo a tutte, quando no contact, cioè interrompi qualunque tipo di contatto, non devi neanche parlare con gente che ti parla di lui o di lei, la tua mente deve liberarsi, autopulirsi, disintossicarsi. Se questo viene fatto per un periodo sufficientemente ampio, questi livelli scendono e piano piano l'angoscia torna a livelli, diciamo, gestibili. Se questo non avviene, continua questo giochino, no? Di riattivarsi sul soggetto, quei livelli non scendono e il soggetto sta malissimo. E quindi ogni due per tre cercherà un pretesto per riagganciare la situazione. Perché sta male, non per, anche se riconosce che è una storia che ha una caratterizzazione negativa, ma non basta, perché è un piano razionale. Qui è un problema molto più profondo, agisce su strutture molto più arcaiche della nostra mente. Amigdala e quant'altro, non bisogna aiutarle, bisogna contenerle, perché è come se fossero astinenti d'eroina. Lei forse l'ha capita perché l'ha provata, probabilmente, insomma, l'ho vista proprio partire d'impeto. Ma è così, cioè non è un problema cognitivo, lo sanno, non sono mica cretine, è che stai malissimo, ma stai proprio malissimo, come sta male un astinente da eroina, che ha questa bramosia che lo fa star malissimo, non dorme più, non mangia più, ha le sudorazioni, agitazione psicomotoria, la mente se ne va, è un problema che si riattiva e va riconosciuto come tale e va rispettato come tale, e le vittime vanno aiutate sempre. Sempre, anche se fanno delle cazzate per tornare a sottrarsi a quel tipo di situazione, come cercare di riprendere i contatti. Ecco, a proposito, se io avessi una sorella, un'amica, un'alunna, no? Che io insegno anche, che mostra tutte le caratteristiche della dipendenza affettiva, io cosa posso fare? Io mi rendo conto quando bisogna guardo richiamare, i servizi, bisogna richiamare nella mente di questa persona, qualunque, chiunque essa sia, come stava prima, okay, della relazione, richiamarla, risucchiarla proprio alla idea di sé precedente all'inizio della relazione, riportarla a quel tipo di condizione, finché non si risveglia in lei la capacità di mettere in crisi quel legame, e anche se sarà difficile è disponibile effettivamente a interromperlo. Se intervieni prima di questa fase rischi di fare un danno doppio, perché se provi a sottrarla in un momento in cui è ancora agganciata, cioè a livello un compattarsi, diventa addirittura un elemento peggiorativo. Esatto, bisogna boomerang. Dargli il tempo di elaborare e, come in maniera sistematica, non abbandonarla, non qualunque c'è. Cosa faccia, esserci, dargli proprio il messaggio che ci sarai comunque, a prescindere da quello che farà, sempre comunque, ma che di fatto la se stessa di prima è una se stessa che stava meglio, che si divertiva di più, che era più vitale, che si amava di più. È perché di solito vediamo queste storie terribili in cui la vittima viene quasi progressivamente, ma perché isolata. I manipolatori la isolano? Esatto. Proprio per evitare che per qualcuno gli dica: oh, ma che stai facendo? Cioè, se sei da sola, certo, ti sgretolo molto più facilmente, molto più velocemente. Se c'è qualcuno che invece dice: ma guarda che tu non sei questa, e ti richiama alla tua condizione precedente, è più difficile. Quindi l'attenzione verso la persona che in quel momento riteniamo fragile. Il messaggio fragile che bisogna dare è: noi ci siamo. Magari adesso non è il momento, ma noi ci siamo. Ok. Questo è molto importante. Io credo che magari anche qui ci può essere qualcuno che conosce situazioni di questo genere. Non cadete nella trappola del manipolatore che vi fa interrompere i rapporti con la vittima, perché è esattamente il suo piano. Quindi porterà la vittima a dirvi delle cose orribili, porterà la vittima a comportarsi in maniera sgradevole, porterà la vittima a fare tutta una serie di brutte cose che sa che vi danno fastidio, con l'obiettivo di dire: ma vai a quel paese anche te. Certo. Questo è esattamente il suo obiettivo. Quindi non ci cascate. Diteglielo al chiaro e tondo: per quanto tu possa fare delle stupidaggini, noi siamo qui e resteremo qui. Ecco, quali sono le fasi, se ci sono, penso di sì, dell'azione del manipolatore? Abbiamo detto prima... La fase iniziale è quella, esatto, appunto, in cui porta il soggetto a pensare di aver incontrato una persona meravigliosa. Poi cominciano... Seduzione. Questa fase qua dura normalmente dai 3 ai 6 mesi, in cui si impegna molto, no? Per essere perfetto.
quindi non sbaglia niente, perché è una recita, quindi no. La persona meravigliosa che la vittima pensa di aver incontrato non è mai esistita. Il grosso lavoro che facciamo noi all'inizio con le vittime è proprio quella di portarle alla consapevolezza che quella persona che hanno in mente, di cui si sono innamorate, non esiste. È un involucro vuoto. Sì, è una messa in scena, una maschera. Dopodiché cominciano le microaggressioni all'autostima e sono test che il soggetto fa per capire l'altra quanto è agganciata. Quindi, che ne so, da che vi chiama 8000 volte al giorno, vi mangiate insieme, dormite insieme, sparisce 2 settimane. Voi lo chiamate, lo cercate in tutti i modi, andate dalla Sciarelli a chi l'ha visto, disperate, rispondi amore mio, e questo zero. Ora, non risponde alla sollecitazione di un soggetto che ti chiama disperato perché sapere come mai non sei più, no, sei sparito. A me, ci sono 2 motivi che possono giustificare una roba del genere: o sei morto o sei in coma irreversibile. Diversamente, qualunque altro motivo non può essere considerato realistico. Invece questi ritornano dopo periodi variabili come se nulla fosse, magari attribuiscono il loro lungo silenzio a una situazione banale, tipo hai messo troppe carote nel sugo l'ultima volta, raga, io mi sono sentito male, vuol dire che non mi ami. Situazioni assolutamente improbabili, per capire l'altro quanto è disposto a ingoiarsi sta roba pur di mantenere il legame. Quindi è un test per capire quanto è importante quel soggetto e quanto l'altro sia disposto a sacrificare rispetto per sé pur di tenere quel legame. Oppure, che ne so, da che eravate le donne più belle, più meravigliose, più fantastiche del mondo, sexy, attraenti e quant'altro, andate al ristorante per l'ennesima cena e mentre vi state per ordinare un meraviglioso tiramisù, vi dice, però dovresti stare un po' attenta perché sai, ultimamente hai messo su peso. E voi lo guardate come dite, boh, non mi sembra, insomma, no? Però no, il tiramisù non lo ordinate più. E da quel momento vi ingaggiate in una dieta ferrea perché l'idea che possa non volervi più perché avete preso 10 grammi potrebbe essere un problema. Quindi è più importante la sua valutazione che non la vostra. Sono piccoli test. Se quei test li passa, li supera, comincia il viaggio all'inferno vero e proprio. Quindi confusione, comportamenti ambivalenti, deliberati. Cioè, un giorno ti tratto come la mia regina, il giorno dopo ti svaluto, te ne dico di tutti i colori, per motivazioni assolutamente incoerenti. L'obiettivo, il pretesto serve solo per portare l'altro a sperimentare in maniera, diciamo, sistematica questo sbilanciamento tra una condizione di idealizzazione e una condizione di svalutazione, che è quello che gli tiene alti purtroppo i valori delle sostanze che vi dicevo prima, perché non riesci a elaborare il legame, perché sei talmente in una condizione di instabilità che non riesci a prevedere le prossime mosse, quindi comincia a diventare sempre più passiva e aderisci a quello che è il suo modello. In realtà tanto più passiva diventi, tanto più ti svaluterà, e lì a quel punto si apre proprio il baratro. La violenza anche fisica. A volte anche fisica, ma quella fisica arriva molto dopo. Sì, è peggiore. Prima deve essere sicuro che il soggetto è annientato dal punto di vista psicologico e che non reagirà, e che non chiederà aiuto e che non racconterà quello che succede. Questo è. E questo è veramente terribile. No, dopo, adesso, va bene. No, ecco una curiosità. Io ho letto sempre una statistica dove si dice che i femminicidi sono aumentati dell'89-90% nel 2020. Allora, la domanda è questa: il periodo di lockdown può avere avuto incidenza con una vicinanza? Ma guardi, i tassi sono alti, insomma, noi consideri che dal 2000 ad oggi sono morte quasi ormai 3500 donne, quindi non è che il lockdown abbia spostato granché. È chiaro che il lockdown, andando a incidere sulla qualità della vita e sulle tensioni familiari, magari rapporti che erano un po' borderline prima, no? Cioè nel senso che magari c'erano degli aspetti di maltrattamento ma più discontinui, in una situazione di crescente tensione in cui le attività normali erano scemate, magari uno ha perso il lavoro, quindi ha incrementato anche aggressività e frustrazione, che abbia fatto peggiorare la situazione mi pare abbastanza prevedibile, insomma, sotto questo aspetto. Però non è qualcosa, lockdown è un elemento assolutamente, come dire, accidentale, ma non così incidente, cioè purtroppo se fosse il lockdown il problema dovremmo essere
in un'area di risoluzione, invece ogni giorno ce n'è di più, anzi addirittura l'altro giorno uno per non farsi mancare niente ha ammazzato la ex e l'attuale. Esatto. Perché giustamente, no, avete osato lasciarmi e quindi bisogna, non mi basta uccidere quella attuale, vado a prendermi anche quella di prima, perché già che ci sono, no? Quindi la problematica temo sia molto più influenzata più di tanto, esatto, da questo. È chiaro che c'è stata un'esasperazione, ma dovuta a una condizione contingente, peraltro vi posso anche dire che quello che ho notato io, anche dal punto di vista diciamo complessivo, anche nei reati che sto esaminando, che il livello di disagio psicologico nella popolazione generale si è alzato notevolmente, quindi bisogna stare veramente molto molto attenti. C'è molta rabbia repressa, covata, e per questioni veramente banali, ma davvero banali, estremamente banali, esplosioni di aggressività spaventose, veramente spaventose. Questo si vede a tutti i livelli, davvero. Cioè io in macchina ormai il clacson non lo uso più, perché non so che cosa possa suscitare, chi c'ho davanti, dietro. No, certamente. Ecco, vorrei poi lasciare qualche minuto magari al purtroppo pubblico. Io stasera, siccome ho voluto mettere un po' di cose, forse un po' troppe insieme, ho un altro evento come il vostro, ma vicino a Brescia, e quindi devo alle 21:15, quindi vi però devo, prima devo di lasciare. Passare la parola al da pubblico, buona genovese con una trasferta, ho preso tutte quante, ho due piccioni, tutto il nord Italia, esatto. Diciamo così. Allora, dicevo, prima di lasciare la parola a chi volesse, tra i casi, tantissimi casi, ma magari anche quelli che racconta nel suo libro Favole da incubo, qual è quello più l'ha colpita? Sono tutti casi, anche esemplare, sono magari tutti casi estremamente esemplificativi, li abbiamo scelti proprio apposta perché hanno un potere proprio di identificazione enorme. Però forse tra i vari casi che ho raccontato, uno di quelli che mi ha colpito maggiormente, anche dal punto di vista nella ricostruzione che ho fatto per il caso proprio tecnico, è stato il caso di Valentina Pizzalis. Perché dopo aver subito il tentativo di omicidio, è rimasta mutilata, bruciata viva da quest'uomo che è morto poi nella trappola mortale che aveva teso a lei, lei si è vista poi addirittura additata dai genitori di lui e non solo, come la carnefice, e questi l'hanno addirittura, insomma, hanno fatto un esposto che totalmente infondato, perché l'abbiamo demolito senza ombra di dubbio, però in 3 anni è stata sotto indagine. Perché addirittura si ipotizzava che fosse stata lei a ucciderlo, quando, ripeto, c'erano delle situazioni palesi in cui questo ragazzo aveva problematiche psichiatriche molto serie, era ossessionato, aveva già avuto precedenti problematiche molto serie con le altre fidanzate, e purtroppo i genitori di lui, in particolare la madre, tanto ha fatto, tanto ha detto, che è riuscita comunque a presentare un esposto che era completamente infondato, ma nonostante ciò c'è stata un'indagine che poi si è conclusa ovviamente per l'archiviazione, perché era totalmente priva di riscontri. Però intanto questa ragazza, dopo tutto quello che ha patito, dopo essere sopravvissuta miracolosamente, dopo aver perso un arto, tutta sfigurata e quant'altro, ha dovuto anche affrontare la gogna mediatica, perché ovviamente ci sono state tantissime persone legate ai genitori di lui che l'hanno massacrata per anni, additandola come una strega che doveva finire di bruciare. Esatto. Ecco, tra l'altro, tra le altre cose. Quindi la vicenda di Valentina credo che sia estremamente esemplificativa anche del ruolo dei genitori in queste vicende, che anziché riconoscere la problematica del figlio e forse anche attivarsi in maniera diversa, perché forse ci sarebbe stato modo di non giustificarlo e magari aiutarlo contenendolo, no? Un po' di più. C'era uno psichiatra che aveva detto alla madre che lui era da ricoverare perché era completamente fuori controllo pochi giorni prima dei fatti, abusava di Xanax, era completamente fuori controllo. Eppure questa cosa non è avvenuta. Ora non sto dicendo che, per carità, che è colpa di questa signora, però probabilmente anche i genitori, nel voler a tutti i costi giustificare il maschio, perché essendo vittime in quanto di stereotipi di genere, e allora devi essere in qualche modo una creatura perfetta e meravigliosa, ed è evidente che lui non lo era, ed era evidentissimo perché aveva già una serie di precedenti notevoli, tra cui anche una perizia psichiatrica precedente che diceva che era incapace di intendere di volere. Probabilmente un atteggiamento diverso forse, chissà, avrebbe evitato questa tragedia immane, perché comunque questo ragazzo è morto di fatto in un contesto in cui ha cercato di uccidere un'altra persona. Quindi sono situazioni che ho voluto raccontare perché ritengo che anche il ruolo dei genitori sia importante, e quella storia mi ha dato lo spunto per poter raccontare questo pezzo della storia, insomma, della vicenda. Ecco, un piccolo corollario a una persona che, come dire,
per il suo lavoro è molto spesso in contatto con i media. Ecco, lei prima parlava di gogna mediatica. Quanto la narrazione dei media... È una delle cose che affrontiamo nel libro Favole da incubo. Ogni caso, oltre alla ricostruzione, la chiave di lettura sullo stereotipo, è una griglia finale. Tutte le favole hanno una morale. Noi nelle nostre abbiamo un monito finale, cioè che cosa ti insegna quella storia. Perché l'abbiamo chiamate favole da incubo, che sono due parole che insieme non dovrebbero stare. No? Però queste sì, perché iniziano come favole. Love bombing, sei l'amore della mia vita. E finiscono come incubi terribili, no? Quindi, e ogni storia ha una griglia finale di concetti, cioè di moniti proprio, di, no? Che cosa questa storia ci insegna a non fare, a cosa non scegliere, no? E la parte, diciamo, una parte di ogni capitolo è come è stata gestita a livello mediatico e raccontata a livello mediatico questo tipo di storia. E devo dire che ogni volta abbiamo trovato una narrazione veramente tossica, brutale, dove ogni volta puntualmente il carnefice veniva dipinto come colui che non poteva fare a meno di fare quello che ha fatto, perché era stato abbandonato. Eh sì, terribile. Se ci pensiamo bene, la responsabilità anche dei giornalisti... Il libro è anche un atto d'accusa nei confronti di quel tipo di giornalismo. Molto spesso giornalisti maschi. Ma anche donne, purtroppo. Anche donne. Consideri che a un certo punto c'è anche la storia di Elena Cesta, un altro caso di cui mi sono occupata, no? Elena veniva descritta come una specie di Madame Bovary della provincia piemontese, grottesca, cioè in maniera veramente grottesca. Non c'era un solo elemento oggettivo. Questa è una roba. Perché? Perché comunque la narrazione che lui ne faceva, per screditarla anche da morta, mentre si andava ancora cercando il cadavere che lui aveva nascosto, era quella di accreditare che fosse una poco di buono, che aveva perso ormai il limite morale e faceva di tutto e di più. Quindi, insomma, abbiamo molto molto da fare. Già. Benissimo, allora io ringrazio tantissimo la dottoressa Bruzzone e passo la parola al pubblico. Ok, eccoci. Buongiorno. Buongiorno. Io sono una sindacalista, mi occupo anche di molestie sul luogo di lavoro. Lei prima parlava di corsi di formazione. Io ho la sensazione, poi magari spero di sbagliare, vorrei anche capire dal suo punto di vista, sicuramente più qualificato del mio, l'impressione che oggi sia un po' di moda per le aziende dire che si occupano di molestie sul luogo di lavoro, perché poi nella realtà, almeno nella realtà che ho avuto occasione di affrontare io, che ha visto anche denunce, condanne di colleghi, eccetera, in realtà c'è sempre una sorta di dubbio che questa molestia sia posta per far carriera, per avere il trasferimento, perché sei un po' gnegne, non so. Sì, ho capito il gnegne, ecco. Cosa. E questa cosa mi sconvolge perché spessissimo è messa in atto dalle donne. Lo stereotipo, uno degli stereotipi più diffusi nelle donne, cioè tra le donne, è che quando succede qualcosa di male a una donna, soprattutto dal punto di vista sessuale, è perché se la sia cercata. Cioè nella testa delle donne questo è. Quindi non mi stupisce quello che mi sta dicendo, anzi una conferma ulteriore. Quello che posso dirle io, ora io non so quanto questi percorsi, noi facciamo una formazione / sensibilizzazione, cioè spieghiamo il percorso proprio psicologico di chi muove un certo tipo di situazione, parliamo di stereotipi, parliamo della visione che ha chi riceve questo tipo di attenzioni, però noi siamo in un paese in cui ancora c'è chi, purtroppo in televisione, sostiene che il catcalling sia addirittura un complimento. Ora, cioè... Perché qualche donna pensa che sentirsi additare come, insomma, nelle maniere più becere e volgari per strada, no? Il catcalling è questa, quella gente che ti fa, diciamo, ti disturba per strada con epiteti di chiaro interesse sessuale, sia addirittura una roba gratificante. Cioè ci sono donne che ancora, e ripeto, cioè, non più tardi di qualche settimana fa, Anna Falchi fece un'intervista dove
secondo lei il catcalling, anzi, ben vengano gli uomini rozzi, perché essere rozzi vuol dire essere virili, che è una roba agghiacciante, agghiacciante, no? Però anche lì, chi? Cioè, Anna Falchi, per carità, non la conosco dal punto di vista personale, però è una donna che ha fatto della sua avvenenza fisica e anche di una certa procacità il suo strumento di vita, di lavoro, no? Quindi probabilmente l'aspetto di non essere considerata sessualmente appetibile per lei potrebbe essere un bel problema sotto tanti profili, probabilmente anche non solo lavorativi. Quindi è una donna che investe su quell'aspetto, no? Che dicevamo prima, non stupisce che lei trovi addirittura gratificante gente che per strada gli dice ah bella figa o quant'altro, no? O ti farei e tutte le varie divagazioni. Io personalmente la ritengo una roba becera, terribile, cioè una cosa veramente fastidiosa, no? Ma non ho bisogno di sentire ancora che sono appetibile sessualmente, perché non me ne frega assolutamente niente, non è lì che attribuisco a me un valore. Chi invece impronta tutto su quella dimensione, da dove arriva il nutrimento lo prendo, no? A prescindere che sia più o meno garbato, più o meno elegante, più o meno funzionale, non ci possiamo stupire perché è frutto dello stesso meccanismo. Quindi, no? È chiaro che se io sono una donna che ha come, diciamo, suo ruolo nella vita, cioè ha trovato spazio nella vita, nelle modalità che ognuno poi ritiene accettabili, ma in quel ruolo, in quella posizione, non certo perché è una candidata al Nobel, no? Ma perché è una bella donna, è sempre stata una bella ragazza e quindi ha cavalcato quel tipo di onda. È normale che abbia una lettura diversa di aspetti di questo tipo, ma lei ha una lettura proprio dentro lo stereotipo pieno, no? Quindi la maggior parte delle donne purtroppo è così e la ritiene una gratificazione perché comunque riceve attenzione dagli uomini. E addirittura la Falchi trasforma il catcalling in una prova di virilità, che è una roba agghiacciante, agghiacciante. Eppure è così e si è sentita talmente nella sua natura che l'ha detto pubblicamente, non l'ha detto dal bar con l'amica, no, magari anche mentre mangiucchiava una brioche. Quindi questo è il problema, che questo tipo di mentalità è ancora diffusissima, diffusissima. E le ragazzette di oggi che vivono in qualche modo iperpotenziando la sessualità e la seduttività sono figlie di quel sistema, perché hanno in una fase evolutiva particolare, che hanno bisogno di essere riconosciute come accolte, accettate. La sessualità è un ottimo canale di scambio, io ti do seduttività, sessualità, tu mi dai attenzione, capirai, è uno scambio distruttivo ma assolutamente plausibile nell'ottica dello stereotipo di genere. Quindi è per questo che bisogna maneggiarli con grande cura. Ok. C'è un'altra, mi perdoni, forse è una domanda un po' stupida, ma la descrizione che ha fatto lei del manipolatore questa sera, volevo sapere, il bipolare è la stessa cosa? No, siamo su due dimensioni completamente diverse. No. Il bipolare dipende dal tipo di struttura di personalità che ha, il bipolare ha una problematica, il soggetto bipolare, a seconda poi del tipo di disturbo che ha, ha una problematica nella gestione del tono dell'umore, quindi alterna periodi di maniacalità, quindi di iperattività, con periodi invece di down più di tipo depressivo, ma dipende dal tipo di struttura di personalità che ha. Cioè un bipolare con struttura narcisistica ha questi tratti, ma perché è la parte narcisistica, non perché c'è il disturbo bipolare, ok? C'è qualcuno che vuole... Buonasera. Le ultime due, poi vi devo salutare, che siamo proprio arrivati. A proposito, prego. Buonasera, io la seguo sempre. Sì. A proposito di stereotipi, io mi occupo di organizzazione di matrimoni, quindi... Sì. Ecco. Però, quante cose mi potrebbe raccontare. Sì. Un giorno la chiamo e mi racconta un po' di cose. Sì, volentieri. Però le mie spose, chi si affida a una wedding planner, sono tutte donne in carriera, che hanno molto da fare, non sono le principesse a casa... aspettare il principe azzurro. Però cosa succede? Mi scrivono un sacco di ragazze, ragazzine, vedono i post, oh che bello, non vedo l'ora anch'io, speriamo presto. La mia risposta è sempre... Ma no, prima dei 40 anni dovrebbe essere illegale sposarsi. La mia risposta è sempre, attenzione, non è speriamo presto, ma è con chi
chiamami anche fra 10 anni, ma arriva con la persona giusta. Ma la pressione giusta. Qual è? Non è un problema con chi? Molte donne, parliamoci chiaro, senza offendere nessuno, devono fare di fretta perché quello è il ruolo che gli è stato associato e devono fare i figli di fretta perché se non sono madri e mogli non esistono. Non possono esistere, quindi l'idea di dedicare a sé le proprie migliori energie negli anni migliori e costruirsi un futuro di autonomia e di gratificazione professionale, per molte è proprio arabo-aramaico, cioè qualcosa di inconcepibile. Questo è il problema. E anzi, molte famiglie, quando hanno la figlia che vuol fare ingegneria, architettura, piuttosto che chimica o quant'altro, quasi quasi che la ostacolano, perché quella non è materia da un lavoro da donna. Siamo ancora lì. A me una delle domande che mi fanno più spesso quando faccio le interviste è: ma come si trova lei in un settore maschile? Benissimo, li ho devastati tutti. Dov'è? Mi considero l'evoluzione della specie. No, però la domanda è: ma che cosa c'entra che io sia una donna o un uomo? Nel fare questo lavoro vale se lo fai bene o se non lo fai bene, non se sei una donna o un uomo. Ci sono donne imbecilli, ci sono donne geniali, ci sono uomini imbecilli, ci sono uomini geniali. Non è un problema di genere, non è in base a se nasci col pisello o con la patata che hai un quoziente intellettivo più o meno elevato oppure no. E ancora adesso siamo lì. Oggi se nasci il primo bivio della vita ce l'hai appena esci dal ventre di tua madre, perché a seconda se sei maschio o femmina ti si aprono due percorsi completamente diversi dal punto di vista educativo e valoriale. E non è normale. Ci sono ancora oggi uomini che sono convinti che la moglie sia un'estensione della madre e che quindi debba continuare a badare a loro, perché loro poverini il pollice opponibile non ce l'hanno ben sviluppato, quindi non riescono a prendere gli oggetti, spostarli, cucinare, lavare, non ce la fanno. Sono purtroppo carenti sul pollice opponibile, un bel problema, no? Quindi, però questo è educazione, questo è sistema valoriale, questo è stereotipo. È su quella roba lì che bisogna lavorare. A quella ragazza che dice speriamo presto, bisogna mandare in terapia, subito. Subito. Com'è stato possibile? Questa è stata la regola per secoli e secoli, cioè adesso è com'è possibile che finalmente cominciamo a metterla in discussione, ma è stata la regola per secoli, secoli e secoli. Io arrivo da una, lo so che nel frattempo è stato il femminismo, ma l'abbiamo perso perché poi nel frattempo è arrivata la TV commerciale e quindi la donna è stata nuovamente, forzatamente riproposta in quella maniera. Guardate la pubblicità, ci sono due tipologie di donne, quella che lava il bagno 3 volte al giorno ed è felicissima, è proprio che una cosa che gli piace fare, proprio che dici cazzo vado dal water perché oggi non è abbastanza lucente, oppure c'hai quella che è super seduttiva e ti propone la mortadella, l'automobile di lusso, l'orologio, insomma, no? È sempre una questione di appetiti, no? C'è chi ne soddisfa alcuni, c'è chi ne soddisfa altri. Questo è, se la pubblicità, il marketing, se qualcuno qua è esperto di marketing sa bene che associare una bella donna a una merce ne potenzia la gradibilità da parte del cliente, del potenziale acquirente. Perché? Perché le forme femminili sono considerate proprio a livello proprio visivo, dagli uomini soprattutto, come maggiormente attraenti. Considerate che la corteccia dedicata negli uomini a processare stimoli visivi è 3 volte la nostra. Quindi ci sono anche delle motivazioni neurobiologiche. C'è un libro che vi consiglio vivamente, con questo poi vi saluto, che parla di tutto questo dal punto di vista neurobiologico, però è godibile, anche se sono argomenti complessi, però è estremamente fruibile, che è di Grazia Attili e si chiama Il cervello in amore. Lì trovate tutte le risposte che state cercando. Sì, sì. Grazia Attili, Il cervello in amore. È fantastico, un libro semplice nella sua, diciamo, complessità, fruibile, divertente, ma ti dà proprio tutte le informazioni determinanti per farti comprendere che cosa può innescarsi e quanto purtroppo è facile innescare certi processi. A tempo. Prego. Proprio riguardo al fatto di prima che ha detto non perdere il rispetto di se stessa è la prima cosa, e riguardo al pollice opponibile che metà mi ha risposto con questo. Anche le donne che sono mamme di uomini e che mandano uomini a sposarsi possono essere manipolatrici. Assolutamente sì. Spesso poi si trova però l'uomo in mezzo che non sa che fare. Allora se trova, come dice lei, la mamma tigre, cerca di tenere a bada la sua famiglia nuova, la sua situazione, l'uomo può cambiare. Ma a volte no.
Quindi può essere anche io quello un modo. Vi suggerisco vivamente, prima di prendere decisioni importanti come quella di sposarvi e riprodurvi, di fare una valutazione un po' del quadro familiare del vostro amore della vita, maschio o femmina che sia, perché molti schemi relazionali emergono e normalmente sono quelli che poi si riproporranno. Peggio. Quindi un po' di profiling spicciolo. Beh, ma alcuni riescono serve, a salvare la situazione. Perché evidentemente sono sufficientemente solidi, però se un figlio nasce e cresce all'ombra di una madre così invasiva, così castrante, così potente, è difficile che riesca a sottrarsi. Ok. Grazie. Grazie a voi.